dottoressa Maria Teresa Moretti, sono una fisioterapista che si occupa di riabilitazione del pavimento pelvico e riabilitazione in seguito agli interventi di chirurgia plastica. Attualmente sono specializzata in ginecologia estetica e funzionale e mi occupo di questo ramo che abbraccia entrambi i due campi di cui mi occupo, che sono la chirurgia plastica e il pavimento pelvico. Lavoro all'interno di una clinica dove sono responsabile di un progetto riabilitativo legato alla chirurgia plastica che si occupa di parete addominale e diastasi addominale in equipe insieme a dei chirurghi plastici. L'urologia estetica è un campo relativamente nuovo in Italia, sebbene in America è un campo che esiste già da diversi decenni. È un campo, una disciplina che abbraccia la ginecologia, la medicina estetica, la chirurgia plastica e quindi tutti gli operatori sanitari, tra cui il fisioterapista e i medici di queste discipline che ho elencato, che quindi girano intorno a queste discipline. È diciamo un campo molto di nicchia che si occupa non solo di estetica ma di funzione. Quindi quando parliamo di ginecologia estetica e funzionale, perché tutto ciò che riguarda l'area vulvovaginale è strettamente connesso a estetica e funzione. Diciamo che consiste in una serie di protocolli, di strumentazioni che vengono utilizzate per rispondere a delle problematiche che ad oggi le pazienti mostrano al professionista. Oggi parliamo di donne che sono donne dal punto di vista antropologico, che hanno un rapporto diverso col proprio corpo. Sono delle donne spesso in carriera, che lavorano e che hanno un'attenzione diversa ai bisogni del proprio corpo e anche dell'aspetto estetico dell'area vulvovaginale. Quindi sono donne che hanno vissuto la contraccezione, che hanno vissuto la legalizzazione dell'aborto, che svolgono comunque una vita sessuale attiva anche nell'età della menopausa e che quindi prestano delle attenzioni alle modifiche che avvengono in quest'area e come tale possono avvenire delle problematiche che poi devono essere risolte dai professionisti che si occupano di quest'ambito. Tematiche che possono essere di interesse della ginecologia estetica possono riguardare la lassità vaginale e quindi parliamo di una patologia che può riguardare le donne in seguito al parto, che mostrano una lassità dei tessuti. E questo che cosa comporta? Comporta delle problematiche a livello sessuale, perché chiaramente diminuisce l'attrito del pene in vagina, perché le pareti sono molto più lasse e quindi una minor percezione orgasmica. Inoltre le donne chiaramente vedono che cambia l'aspetto estetico dei genitali, questo si ripercuote negativamente sulla loro qualità della vita e quindi su un'insoddisfazione anche dei rapporti di coppia, anche perché queste donne conducono una vita sessuale soddisfacente anche in menopausa. Poi, quindi una patologia è quella della lassità delle pareti vaginali. Poi quando diciamo che la ginecologia estetica riguarda sia l'aspetto estetico che funzionale, questo perché spesso la patologia della lassità vaginale è associata a disfunzioni del pavimento pelvico legate a un'incontinenza tipo da sforzo, perché chiaramente una parete che è molto più lassa sia nella parte esterna che nella parte interna avrà una minor contenzione dello stimolo urinario, quindi sono donne che spesso hanno problematiche non solo per quanto riguarda la vita sessuale, ma anche la contenzione e quindi l'aspetto urinario. Quindi trattare la patologia sia dal punto di vista estetico che funzionale è spesso una combinazione vincente su questi tipi di pazienti. Quindi un tipo di paziente è questa che soffre di lassità vaginale. Poi ci sono, per esempio, le pazienti che sviluppano delle cicatrici perineali. Questo può avvenire
durante il parto, quindi lacerazioni, episiotomia. Ricordiamo che l'episiotomia è un taglio che viene effettuato per facilitare in sala parto la fuoriuscita del bambino nei parti più difficoltosi, oppure anche altri tipi di cicatrici perineali per interventi chirurgici, che sono una minor parte, ma comunque che possono colpire una parte della popolazione femminile. È chiaro che una cicatrice è un'alterazione della motilità e dell'elasticità della zona pelvi-perineale, e la ginecologia estetica e funzionale va a trattare l'elasticità anche in questo caso del tessuto. È chiaro che una cicatrice a quel livello, a livello funzionale, può comportare una minore elasticità del compartimento perineale, come al solito, quindi un'alterata contenzione agli stimoli urinari, un dolore durante i rapporti sessuali, perché chiaramente c'è una cicatrice che può provocare dolore durante la penetrazione, e chiaramente può alterare tutto il compartimento pelvi-perineale, che è molto poco elastico. E poi chiaramente una grossa fetta di pazienti a cui si rivolge la ginecologia estetica e funzionale sono le donne in menopausa, o che si avvicinano alla menopausa. Chiaramente sono donne che a causa di una diminuzione degli estrogeni soffrono di secchezza vaginale, hanno perso tono della parte esterna e interna del compartimento vulvo-vaginale, e quindi sono donne che hanno varie problematiche legate a questo aspetto, in questa zona. La lassità vaginale riguarda le donne che hanno subito un parto o che con la menopausa subiscono un'alterazione della componente elastica dovuta a delle modifiche ormonali. Quindi diciamo che la popolazione. La percentuale di donne che soffre principalmente di questo tipo di problematica è quella che ho avuto dei parti ravvicinati, per esempio, oppure dei grossi aumenti di peso che hanno praticamente sfiancato la parte elastica del pavimento pelvico e della parte esterna dell'area vulvo-vaginale. Chiaramente le modifiche che avvengono con la menopausa, anche sì, perché chiaramente quando noi parliamo dell'area vulvo-vaginale, noi parliamo di un'area che è deputata a una funzione di contenzione urinaria, una funzione anche di statica pelvica, perché è chiaro che una donna che ha una problematica di lassità vaginale si porta dietro una serie di scompensi anche a livello pelvico, perché sarà una mucosa molto poco che sostiene molto poco, e quindi ancora di più un altro problema funzionale che può essere legato ai prolassi, oltre che alla contenzione dello stimolo urinario. E poi chiaramente c'è tutta quella grossa fetta legata alla sessualità, legata a una vulva poco elastica, è una vulva che ha problemi in penetrazione, che ha una vulva molto lassa, ha problemi nel raggiungimento orgasmico, perché chiaramente dicevamo manca l'attrito tra pene e vagina, e anche la contrazione della parte muscolare della parete che avviene durante l'orgasmo chiaramente è inferiore, perché sarà una parete che si contrarrà male e quindi diminuisce la soddisfazione di queste pazienti. E questa è una domanda molto molto interessante, perché chiaramente è un settore della ginecologia ancora più di nicchia, tutta la parte legata alla ricostruzione in seguito a resezione di clitoride, infibulazioni. Quindi queste sono pratiche peraltro non religiose, ma solamente sociali, che vengono praticate proprio per sottomissione sessuale della donna. Chiaramente una donna in cui viene eliminata la parte esterna del clitoride è una donna che viene deprivata della possibilità della masturbazione, della possibilità di provare piacere, e chiaramente è indice di sottomissione rispetto all'uomo. Queste pratiche possono essere utilizzate sia in questo caso come ricostruttive, perché ricordiamo che il clitoride è un organo molto ampio e c'è una parte che non si vede e che spesso in queste pratiche di chirurgia ricostruttiva viene fuori e in parte
può essere ricostruito nelle donne che hanno subito una mutilazione. È interessante perché chiaramente il lavoro che viene su queste donne è un lavoro molto complicato, un po' per l'accessibilità di queste pazienti, perché non sempre è facile che queste pazienti si rivolgano al medico o al ginecologo per questa serie di questo tipo di problematica. Spesso arrivano perché le mutilazioni chiaramente provocano delle problematiche, dolore a livello sessuale, dolore nella fuoriuscita del sangue mestruale o nella fuoriuscita delle urine. Arrivano al ginecologo, poi spesso ricostruire la parte del clitoride o una parte dell'orifizio vaginale, che vuol dire chiaramente anche rimuovere il tessuto cicatriziale che si è formato, perché spesso queste donne hanno subito le mutilazioni in età molto piccole, addirittura 6, 7, 10 mesi, e quindi a parte superare quindi il trauma psicologico, c'è tutto un lavoro di sbrigliamento di tutte le aderenze cicatriziali che sono dovute a delle pratiche peraltro non mediche che vengono effettuate in questi paesi, soprattutto africani, ma non solo. Ripristinare una parte anche dell'estetica, perché in questo caso noi parliamo di ricostruzione, per esempio, del clitoride o dell'apertura vaginale, vuol dire non solo ridare una sessualità a queste donne, ma vuol dire anche un'identità femminile, quindi non solo la possibilità di provare piacere, ma anche di avere una vulva e di riidentificarsi nel loro ruolo di donna. In realtà l'orgasmo è un insieme di fattori, tra cui anche quelli psicologici. È chiaro che la terapia comportamentale, oggi in letteratura sul discorso della dispareunia, quindi del dolore che provano queste donne che sono state mutilate con i rapporti, insomma la letteratura insomma, ci dà traccia, è fondamentale, oltre a queste pratiche più mediche, quindi infiltrazioni, ricostruzione di clitoride, infiltrazioni di terapia col grasso, è importante una terapia comportamentale perché queste donne devono ricostruire la loro dimensione di donna e chiaramente insomma è complicato, ecco perché la sessualità è un insieme di più fattori. Tecniche che vengono utilizzate in ginecologia estetica e funzionale dipendono un po' dal professionista sanitario che si occupa di quest'ambito. Chiaramente si parte da terapie topiche come banalmente l'utilizzo di prodotti di cosmesi vulvo-vaginale, creme con l'acido ialuronico, creme con la vitamina E che elasticizzano la parete vaginale e la parte dei genitali esterni. Per arrivare all'utilizzo di elettromedicali, parliamo del mio settore, per esempio, che io sono una fisioterapista, quindi chiaramente uno degli utilizzi è l'utilizzo dell'elettromedicale della radiofrequenza o anche dell'elettroporazione vaginale, quindi veicolare sostanze nell'area vulvo-vaginale che possono nutrire la mucosa, acido ialuronico e altri tipi di sostanze che attraverso delle specifiche radiofrequenze vengono elettroporate, veicolate. La radiofrequenza non è altro che un macchinario che stimola la produzione dei fibroblasti e quindi impostato in una determinata frequenza riesce a lavorare producendo maggior elastina e componenti che migliorano l'elasticità di quest'area. Poi passiamo a macchinari ginecologici come il laser a CO2, oppure macchinari di medicina estetica come la carbossiterapia, oppure banalmente la medicina infiltrativa, in cui attraverso dei filler che devono essere specifici come peso molecolare, perché chiaramente la mucosa vaginale ha una struttura diversa dal filler che viene iniettato sul viso, possono essere veicolati per esempio acido ialuronico direttamente sulle grandi labbra, PRP. Un'altra, diciamo, metodica molto utilizzata e molto interessante nel campo della ginecologia estetica e funzionale è la terapia la terapia autologa, quindi l'infiltrazione di grasso, che è una terapia su cui si stanno conducendo degli studi anche attualmente, che consiste nel prelievo di grasso autologo e sfruttando le cellule
cellule staminali di origine mesenchimale, questo grasso che è proprio della paziente, che magari viene prelevato sull'addome, sui fianchi, viene poi depurato con specifici sistemi filtranti, viene poi iniettato in determinate zone e stimola chiaramente un maggior tono muscolare, un maggior tono della parete, migliora l'elasticità, quindi una produzione di collagene, di elastina dove viene iniettato. E chiaramente poi insieme a questi elettromedicali oppure indicazioni più topiche di cosmesi vaginale c'è tutta la parte della riabilitazione di terapia manuale, quindi tutto ciò che può essere utilizzato con l'aiuto del professionista, per esempio del fisioterapista, quindi gli esercizi di Kegel, che sono esercizi che migliorano la tonicità del pavimento pelvico, quindi che è questo gruppo muscolare che si trova nella parte perineale, più l'utilizzo di anche sex toys che vengono attualmente utilizzati con la funzione di stimolare la tonicità della mucosa vulvovaginale. Quindi ci sono oggi un insieme di protocolli che vengono utilizzati da vari professionisti sanitari che si occupano di quest'ambito.